Buonasera, è la seconda diretta in pochi giorni dal lunedì. E oggi era necessario fare un po' di chiarezza perché la situazione che si è venuta a creare in queste ultime ore sono veramente molto molto particolare. Avete appreso come me stasera in tardo pomeriggio che la Toscana da lunedì prossimo fino a martedì 6 aprile, quindi dal lunedì prossimo fino a martedì 6 aprile, sarà interamente in zona rossa. Lunedì scorso noi a Scandicci ci eravamo sentiti, vi avevo comunicato la decisione che nel fine settimana avevamo preso con la Protezione Civile di rafforzare le misure di prevenzione, quelle che sono nelle nostre disponibilità di sindaci. Chiudendo i parchi e i giardini, perché i dati epidemiologici della settimana precedente, quella di 15 giorni fa, erano nettamente peggiorati, circa del 30%. In questa settimana la situazione per quanto riguarda Scandicci è rimasta pressoché stazionaria e di fatto avevamo oggi pensato, anche per spinta della Regione, di vedersi verso le 20 con il Presidente perché potessimo in qualche modo adottare delle misure in caso fossimo rimasti arancioni, perché la situazione di Scandicci e delle aree vicine era molto prossima alla zona rossa. Invece nel tardo pomeriggio ero già uscito, tra l'altro anche di ufficio verso le 19, ci è arrivata questa comunicazione. Allora ho radunato la Protezione Civile, immediatamente sono risultati vicini, insomma, immediatamente reperibili, tutti i ragazzi che lavorano nella comunicazione, Protezione Civile, i volontari, la Polizia Municipale, insomma, nel giro di poco tempo ci siamo riorganizzati perché la situazione che abbiamo in questi giorni è veramente molto particolare. Faccio una citazione universitaria, è quella che il professor Sartori definiva essere il cangatto, no? Cioè, siamo sanitariamente rossi perché i dati epidemiologici dicono questo, ma è dal lunedì che scattano le misure per il rosso, ovvero sia da un punto di vista regolatorio, domani e dopodomani siamo arancioni, va bene? E quindi è dal lunedì che siamo rossi. Però se le regole scattano della zona rossa, scattano da lunedì, la situazione sanitaria è rossa e quindi noi dobbiamo essere consapevoli, intelligenti, maturi di saper interpretare queste 48 ore. Noi già la scorsa settimana avevamo un po' anticipato dicendo ai cittadini di Scandicci: guardate, la situazione è molto prossima al rosso e quindi diamo un segno di maggiore attenzione nei confronti dei cittadini chiudendo i parchi e i giardini. E allora riepiloghiamo anticipatamente cosa significa dal lunedì prossimo fino a martedì 6 aprile, quindi tutta la settimana santa fino al giorno dopo di Pasquetta, va bene, cosa significa in termini concreti. Allora, da un punto di vista, l'avete visto anche nei post e nelle comunicazioni immediate che abbiamo fatto tutti i sindaci e io sulle mie pagine, va bene, che dal lunedì è vietato ogni spostamento, sia nel nostro comune che ovviamente verso gli altri comuni limitrofi, ovviamente ad eccezione degli spostamenti motivati da esigenze lavorative e da situazioni e comprovate motivi di necessità e salute. Guardate, è veramente molto molto faticoso a un anno di distanza essere in questa situazione. Ne usciamo fuori solo con i vaccini. E poi per il commercio, dal lunedì sono sospese tutte le attività commerciali, dal lunedì, fatta eccezione ovviamente per quelle alimentari e quelle di prima necessità, quelle del famoso allegato 23, non ce lo siamo mai dimenticato. Per esempio l'ottica, i ferramenti, il carburante, l'edicola, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie, le profumerie, le librerie, i vivai, piante e fiori, articoli sportivi. Dal lunedì, e questo c'è un elemento, poi vi spiegherò, sono sospesi tutti i mercati dal lunedì, va bene?
eccezion fatta solo la filiera dei generi alimentari, dei prodotti agricoli e florovivaisti. Sono chiusi i servizi di parrucchiere da lunedì e quindi io non ho un particolare problema, ma chi si deve andare a fare i capelli vada domani e domenica. I centri estetici rimangono aperti, le lavanderie, le tinterie e le pompe funebri. Per quanto riguarda l'attività di somministrazione, sospesi l'attività dei bar, dei pub, dei ristoranti, delle gelaterie e delle pasticcerie. È sempre consentito il delivery, la consegna a domicilio e l'asporto consentito fino alle 22. Va bene. Poi lo sport, attività motoria è consentita in prossimità della propria abitazione, rispettando la distanza di 1 metro e in forma singola. Va bene, quindi questo un minimo di fiato ce lo dà. Sono sospese le attività sportive, motorie, certi sportivi e circo all'aperto. E la nota dolente, abbiamo fatto, guardate, mi piglia anche un po'. Abbiamo fatto di tutto per arrivare a questa situazione, però lunedì sono chiuse le scuole. Pensavamo di farcela arrivare a mercoledì, ci siamo sentiti con gli altri sindaci della zona lungamente oggi, scambiati messaggi, telefonate. Pensavamo davvero anche con l'azione nostra di poter dare una mano, arrivare fino a mercoledì, però da lunedì sono sospese tutte le scuole di ogni ordine e grado. Quindi riapriranno, speriamo davvero, dopo la fine delle vacanze di Pasqua, anche perché dovrebbe entrare in vigore, lo ha annunciato il presidente Draghi, una nuova disciplina delle zone rosse che dovrebbe prevedere l'apertura, sempre costante delle scuole. E resta garantita, va bene, e questo ci stiamo già lavorando l'assessore Franceschi, e anche questo cominciare a lavorarci la sera alle 8 è problematico. L'attività in presenza solo con gli alunni, per gli alunni con disabilità e con i BES, i bisogni educativi speciali. Allora, questo è il quadro di insieme che parte da lunedì, però io ve lo dico, sono già i volontari della Protezione Civile, sono già stati allertati stasera alle 8:30, li voglio ringraziare davvero di cuore. Avremmo comunque intensificato domani il lavoro di sorveglianza. Cioè, ricordiamoci un principio, va bene? Un principio è fondamentale. Le regole di zona rossa partono dal lunedì. Ma il divieto di assembramento c'è, è presente. E accanto al divieto di assembramento da zona arancione ci sono i dati epidemiologici che da una quindicina di giorni, va bene, stanno penalizzando anche l'area di Scandicci. Cioè, è in questo senso che abbiamo ragionato, rafforzando e stringendo un pochino dove si poteva stringere. Quindi domani ci troveremo in una situazione in cui ci sarà il mercato aperto con i distanziamenti eccetera, e il divieto di assembramento. Stiamo organizzando in queste ore, bene, letteralmente ora, ci siamo sentiti da pochi minuti, è finita la riunione della Protezione Civile Comunale, il servizio di, non so, ci sono le tre pattuglie, sono le pattuglie presenti, la Polizia Municipale rafforzata, ma anche di Protezione Civile domani, non solo al mercato, ma anche in città il sabato. E quindi, siccome sono persone, i volontari, siccome ci si tiene alla salute di tutti, siccome siamo formalmente in zona arancione, ma siamo epidemiologicamente, sanitariamente in zona rossa, ecco, bisogna stringere. Domani bisogna stringere, domani e domenica bisogna stringere, bisogna stare più attenti, bisogna fare le cose con più coscienza, bisogna fare le cose con grande intelligenza, bisogna pensare, perché guardate, alla fine i comportamenti individuali non ricadono soltanto su noi stessi, ricadono inconsapevolmente anche sul contagio della persona fragile che abbiamo accanto. Io questo vorrei fosse un must fondamentale, fosse un modo di vivere, di interpretare il presente, per costruire velocemente questo futuro. Cioè, questo è importante. Cioè, non è che se io, noi non contraiamo il Covid perché
per fortuna, perché siamo in buona salute, perché siamo più giovani, non siamo nella condizione poi, non lo si sa, anche di trasmetterlo a chi è accanto a noi, a chi si vuole bene, a chi ci ha generato, a chi è in condizione di fragilità perché c'è una malattia cronica. Questo è importante, quindi evitiamo il più possibile. Lo so che è difficile, ma questo tempo ci dice questo. Ci dice che noi ci ritenevamo invincibili con la tecnologia, con la velocità, con la malattia lontana, i progressi sanitari, ci dice questo. E noi dobbiamo essere interpreti di questo tempo. Dobbiamo avere il coraggio, l'intelligenza, la consapevolezza, la capacità, l'umanità di interpretare questo tempo. Ci sta dicendo questo. Il vaccino è qui di fronte a noi, è qui di fronte a noi, lo stiamo per prendere, non vogliamo, non desideriamo nient'altro che uscire da questa situazione. Però, ecco, da 15 giorni a questa parte è un po' peggiorata la situazione sanitaria. Ci sono delle regole stringenti che partono dal lunedì. Non possiamo pensare che partano dal lunedì. Dobbiamo fare in modo che anche oggi, domani e dopodomani, ci comportiamo come se fossero così le regole. Perché è così. Perché è così. Perché è giusto che sia così. Perché lo dobbiamo interpretare che sia così. È uno sforzo. È uno sforzo grande, sì, ma anche uno sforzo di intelligenza, di maturità e di capacità. Io lo dico con grande serenità e con grande anche dispiacere che lunedì abbiamo le scuole chiuse. Guardate, una cosa mi tocca enormemente, mi dispiace davvero tanto, però è così. Allora vi voglio dire, domani ci sarà il mercato, domani ci saranno i negozi aperti, perché è ancora formalmente zona arancione. Abbiamo messo tutte le nostre energie di controllo, tutte abbiamo a disposizione, con grande slancio di generosità dei lavoratori e dei volontari. Ci stiamo organizzando per mettere i ragazzi con i bisogni speciali, con la disabilità, a scuola lunedì. Purtroppo gli altri saranno in DAD, però da domani dobbiamo fare uno sforzo in più. Lo so che è difficile, sai che è una situazione molto particolare, i dubbi ci sono, però dobbiamo farlo, ci riusciremo. Lo ripeto fino alla noia, cioè, ce la facciamo se ci concentriamo, se lo teniamo su noi stessi, sui nostri valori, sul desiderio di vivere una vita serena in relazione con gli altri e riprendere cambiati in meglio le nostre abitudini. Quindi vi voglio dire questo, dal lunedì è zona rossa, da domani è arancione, però domani continua a essere arancione, divieto d'assembramento e la situazione dobbiamo viverla come se fosse già modificata la situazione. E quindi vi ringrazio, vi auguro una buona serata e spero di non ricorrere ancora una volta alle dirette, semmai magari raccontarci cose più belle che succedono in città e che facciamo insieme. Noi comunque lavoriamo, comunque siamo decisi a portare avanti i nostri progetti, le nostre idee, i nostri servizi. Grazie e buona serata a tutti.